Il lungo viaggio verso casa è il titolo della mostra fotografica che raccoglie le opere dell'artista maggionese Maurizio Dogana. Un vero e proprio racconto per immagini del territorio di Maggiore e del lago Trasimeno, che è stato ospitato a Strasburgo nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Un successo sancito tanto dal pubblico quanto dalla stampa alsaziana, in merito anche del curatore della mostra Maurizio Coccia. Insieme agli scatti di Maurizio Dogana presentiamo appunto anche un territorio colto in un momento di trasformazione, un lungo momento di trasformazione, nel passaggio da uno stato rurale alla modernità. Un momento che sta continuando anche adesso, al punto che gli scatti che possiamo vedere in mostra sono stati selezionati proprio in virtù di questa capacità che hanno di rappresentare una sorta di paesaggio interiore. Valorizzare il territorio e l'arte del fotografo che lo ha immortalato, oltre ad esaltare la missione dell'Istituto Italiano di Cultura, promotore delle eccellenze italiane all'estero, sono stati i due obiettivi dell'iniziativa promossa dal Comune di Maggiore e coadiuvata dalla Proloco. È un'occasione per far conoscere il territorio, le peculiarità della zona del lago Trasimeno di Maggiore e naturalmente di tutto il territorio confinante. Una trasferta che ripropone una delle mostre che hanno avuto più successo nella storia della Torre dei Lambardi, da quando è diventato centro espositivo, e che ora propone uno spaccato del lago Trasimeno e della sua gente, delle sue tradizioni, e lo porta nel cuore dell'Europa. In questa avventura, oltre alla Proloco di Maggiore, ci hanno aiutato diversi enti. Io mi permetto tra gli altri di citare il sistema turistico locale del Trasimeno, l'agenzia di promozione turistica, ma anche il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, e assieme con altre associazioni del territorio hanno portato forse uno degli aspetti più interessanti del Trasimeno, oltre alla natura, ma è quello della sua gente, a Strasburgo.